Adesso parleremo di come utilizzare Enterprise Data Access Pattern con Live Bindings. Per la serie speech riciclati, questo speech l'ho pronunciato più o meno simile, e vedete che il più o meno è molto più o meno, nel 2009. Però da allora sono cambiate un bel po' di cose, sia nello scenario generale dell'information technology che specialmente in Delphi. E quindi vedremo come in realtà alcune cose hanno completamente cambiato significato in termini di usabilità, usabilità diretta, quindi dentro Delphi usabilità in termini di concetti. Allora, accendiamo. La dura vita dello sviluppatore database. Sarebbe bello avere indipendenza dalla piattaforma del DB. Perché? Vi è mai capitato di dire: ok, il cliente ha già il database XYZ e non vuole cambiarlo, e ovviamente la vostra applicazione gira su un altro database? A quanti è capitato? Poi, indipendenza dallo strato di accesso. Potrebbero esserci dei componenti che non sono più supportati, oppure dei cambiamenti nelle tecnologie di accesso ai dati, come il fatto che BDA sia stato deprecato. C'è mai qualcuno che ha voluto, che ha detto: ok, dovrei proprio cambiare questi componenti di accesso ai dati? Oppure ancora, indipendenza dalla struttura del database. Quanti di voi, ad esempio, vi è mai capitato di avere un campo all'interno di una tabella scritto male, senza le doppie o con la doppia, qualcosa del genere, scritto male proprio in italiano, e è rimasto così perché sennò chissà quante cose rompe? A quanti è capitato? Oppure ancora, la stessa applicazione che va per diversi clienti, ma ognuno la vuole leggermente diversa sulla business logic, e leggermente tra virgolette apposta. Quanti è capitato? Fantastico. Bene, ok. Cerchiamo di capire un attimo la situazione generale. Tabelle verso contro oggetti. Allora, le tabelle contengono dati, fin qui siamo tutti d'accordo. E poi c'è il codice, da qualche parte, che implementa il comportamento, quello che su questi dati si può fare. Può essere codice Delphi, quindi codice all'interno del programma. Oppure potrebbero esserci store procedure, trigger, funzioni di database. Ma, scusate, secondo la Object Oriented Programming, cos'è un oggetto? 3 secondi, cos'è un oggetto? Cos'è un oggetto? Cos'è? Secondo la OP, cos'è un oggetto? E che cosa lo contraddistingue? Una rappresentazione di software di qualcosa lo contraddistingue che cosa? Metodi che rappresentano le azioni, ma le azioni? Le proprietà che rappresentano lo stato. Quindi potremmo dire, da definizione da manuale, che un oggetto è un'entità che ha uno stato e fornisce i metodi o le azioni che lo modificano. Siamo d'accordo? Scimmiottando Primo Levi, se questo è OOP, è chiaro cosa fa questo codice, no? Button click, un loop, somma quantità per prezzo, lo somma dentro tot, guarda che il totale è questo. Domanda: dov'è il comportamento? Dove sono i dati? Dove abbiamo incapsulato la nostra business logic? Non c'è alcun tipo di incapsulamento. Il comportamento è mixato insieme al codice di accesso ai dati e all'interfaccia, e i dati sono annegati all'interno del codice che gestisce l'interfaccia e l'accesso ai dati. Ma quindi, se uso un DB, non posso utilizzare l'object oriented programming? E qui, ma guarda un po', ci sono un po' di design pattern che ci vengono in aiuto. Allora, un design pattern, come già sappiamo da anni, è una soluzione progettuale generale a un problema ricorrente. Come nomenclatura, come criterio, come formalizzazione sono stati introdotti dalla famosa Gang of Four nel 1995-96, a metà degli anni 90, con questo famoso libro che consiglio a tutti quelli che non hanno ancora letto di leggere, e nello specifico
sono stati introdotti dei design pattern che Martin Fowler definisce come enterprise all'interno di quest'altro testo del 2003. Fondamentalmente qui ci sono i design pattern più diffusi, ma dal punto di vista del codice. In realtà alcuni non sono neanche così tanti diffusi, ma la vera rivoluzione è stato il concetto di design pattern, che tra l'altro non è neanche iniziato con la Gang of Four, ma con un architetto proprio che fa le case. Poi Fowler ha fatto uscire questo libro che rappresenta la stessa cosa di questo, ma per alcuni tipi di applicazioni, per alcuni tipi di pattern, quelli che lui definisce enterprise. Detto questo, quelli che analizzeremo in questo talk sono i data access pattern, non tutti ovviamente, ce ne sono davvero tanti, sono i data access pattern che sono, per così dire, suddivisi in due grandi gruppi. Il primo, quelli gateway based. In quelli gateway based vedremo il table data gateway, il row data gateway e l'active record. Avete già visto Marco che parlava di active record qualche speech fa, una misura del tempo in speech. E poi quelli mapper based, e vedremo il data mapper, che anche questo avete visto prima. La struttura quindi sarà questa: vedremo come funziona ognuno di questi pattern, quando utilizzarlo, vantaggi e svantaggi e qualche demo. Iniziamo. Il concetto base è quello del gateway. Cos'è un gateway? Un gateway è un oggetto che incapsula l'accesso ad un sistema esterno o ad una risorsa. Dici, ok, però mi sembra proprio così campato per l'aria questa descrizione. Quando usarlo? Quando l'interfaccia del sistema esterno non è object-oriented. Ad esempio, l'interfacciamento con l'API del database, oppure con l'hardware. Avete mai visto un'interfaccia COM che è object-oriented? È byte-oriented. Quando usarlo? Quando si vuole disaccoppiare l'accesso alla risorsa, i dati nel nostro caso, dalle modalità di accesso a quella risorsa. E qui entra il concetto di dipendenza reale e dipendenza artificiale. La dipendenza reale in un'applicazione database, in un'applicazione che deve salvare qualcosa, sono i dati. La dipendenza artificiale è il modo in cui andiamo a recuperare questi dati. Perché il cliente ci paga per avere la fattura di 3 anni fa disponibile adesso. Il fatto che sia su un database, che sia su 7 tabelle, che sia su Oracle, che sia su Interbase, che sia su quello che volete, è un male necessario. Siamo d'accordo? Lui non ci paga per avere Oracle, ci paga per avere un servizio. Il servizio in genere prevede uno storage. Questo è un esempio di gateway. Non facciamo la demo perché non fa niente. Domanda: avete idea di cosa sia questo? A parte che è una fluent interface per evitare di scrivere risorse. Comunque, questi sono tutti metodi di risorse. Avete idea di cosa sia? C'è un oggetto resource gateway, un metodo open communication channel con lo shuttle, poi gli diciamo veniamo in pace, Roger, e bruciamo la comunicazione. Sapete cos'è? Cosa conosci della risorsa sottostante? Niente. Questo codice dipende da essa, cioè dipende dalla risorsa sottostante. Non parlo del funzionamento, il funzionamento ovviamente dipende da esso, ma questo codice qui, quello che abbiamo scritto, dipende dalla risorsa sottostante. Abbiamo detto che neanche conosciamo cos'è. Quindi se non conosco non dipendo. Quindi passatemi il termine, che ignoranza è indipendenza. Ma vale solo per il codice, questo, attenzione. Allora spazio all'ignoranza. Che poi il concetto di ignoranza in termini di layer software è quello che Fowler ci dice quando parla di service layer. Chi ha visto lo speech di Salvatore su Android ha visto che per fare il server data snap abbiamo utilizzato una cosa di questo tipo per l'applicazione TDEFCON. Ma in realtà qualsiasi sistema correttamente stratificato, in qualsiasi sistema correttamente stratificato è possibile identificare un meccanismo di questo tipo.
Quello che ci dice questo pattern è molto semplice. Un sistema, uno strato di ogni sistema, può parlare solo col sistema subito sottostante a lui tramite un'interfaccia, quindi non conoscendolo intimamente addirittura. Il che significa che il service layer, ad esempio, o meglio lo user interface, non deve parlare direttamente col data source, ma deve parlare con uno strato che si chiama service layer, poi con un domain model che può essere implementato in n modi, vedremo come, e poi con un data source layer. Questo nella, casa, nella situazione più complessa, insomma, no? Se noi mettiamo un TDB edit qui, o mettiamo un dataset sulla form, che stiamo qui, sulla user interface, che conosce il nome della tabella, la query, l'SQL, e il nome del campo e il tipo del campo, che stanno dove? Nel data source layer. Abbiamo rispettato questo pattern? E ne paghiamo tutte le conseguenze. Poi l'applicazione diventa un malloppone, qualcosa che funziona solo in quello stato di grazia. Bene, nel nostro viaggio verso l'ignoranza parliamo del table data gateway, che è uno dei pattern più semplici di accesso ai dati, sinceramente uno di quelli davvero più semplici. Spesso è utilizzato senza saperlo. Fondamentalmente il table data gateway gestisce come un gateway, quindi come il gateway che abbiamo visto prima senza sapere cosa c'è dietro, gestisce una tabella di database o una vista. Un'istanza di questo gateway gestisce, può gestire tutte le righe della tabella, tipicamente a metodi di finder e di modifica, quindi il famoso create, delete, update, delete. Come funziona? Una semplice interfaccia composta da diversi metodi finder e da metodi necessari per le operazioni sul database. Ovviamente se la fonte dati è una vista, l'operazione di update sul table data gateway che rappresenta quella vista dovrà essere splittata, a meno che la vista già non sa come inserire qualcosa in n tabelle, dovrà essere splittata su n SQL. Di solito è stateless, spesso i gateway sono stateless, e si distingue per la tipologia di dati che ritorna. Ovviamente ci sono differenze tra linguaggi statici e linguaggi dinamici, spesso viene utilizzata in PHP ad esempio, o in Ruby, una cosa del genere, ma ha i suoi limiti. Questo è un esempio in Delphi funzionante, non vediamo per questioni di tempo, vediamo una cosa più interessante. Il tipo da gateway, creiamo l'istanza, insert questo, insert quello, aggiorniamo un altro record, recuperiamo il record per ID, stampiamo, cancelliamo, recuperiamo tutti quelli che ci sono. Chiaro, no? Gestiamo una tabella o comunque una vista con questi metodi. Quando usarlo? Quando la business logic non è molto complessa, si parla di poche tabelle, ma stiamo sulle unità, massimo decine. Vantaggi: è facile scriverlo, incapsula abbastanza bene i dati. Svantaggi: la struttura dei dati è fortemente accoppiata a quella del database sottostante. In questo caso, se aggiungiamo un campo, dobbiamo cambiare tutto. È vero? Se qui ci fosse un altro, supponete, data di nascita, dovremmo cambiare comunque tutte le chiamate. Dovremmo chiamare non solo sul DB, ma anche sul codice. Andiamo quindi avanti, niente tempo. Raw Data Gateway è un gateway, questa volta, non per tutta la tabella, ma per un solo record. Quindi per un record di una tabella di database o una vista, una istanza gestisce una sola riga della tabella. È suddiviso in remote data gateway, raw data gateway, con relativi metodi finder, perché abbiamo detto che non c'è il concetto di tabella, e quindi finder in genere sono o su un altro oggetto o come metodi statici della classe, che gestiscono quindi la lista di qualcosa, la recupero o tramite un altro finder esterno o tramite dei finder statici. I finder sono qualcosa che mi cercano all'interno di qualcos'altro. Rappresenta un oggetto che mima un singolo record di una tabella. In che modo? Ogni campo della tabella diventa un attributo dell'oggetto, ogni istanza rappresenta un record.
Questo è un esempio di data gateway, ma è chiaro, insomma, no? Crea l'oggetto, imposto di proprietà, insert sull'oggetto, perché l'oggetto sa come inserirsi nel database. Quando usarlo? Quando si è deciso di utilizzare un gateway, fondamentalmente. Abbiamo deciso di incapsularlo in quel modo. Quando il mapping non è complesso, quando la business logic è da qualche altra parte, perché abbiamo detto non può essere qui, quindi deve essere da qualche altra parte. È semplice, efficace, molto diffuso, incapsula bene il codice, si adatta alla code generation, ad esempio, una tecnica utile per questo tipo di meccanismi. Considerazioni. Anche in questo caso, la struttura dati è fortemente accoppiata alla fonte dati sottostante. Quindi, se cambia la tabella, devo cambiare il codice. E in genere il root data gateway è isomorfo al database. Ok? Arriviamo adesso a Active Record, che probabilmente è un po' più conosciuto, con il fatto della questione di Ruby on Rails, che da qualche anno ha fatto conoscere a tutti Active Record, anche se esisteva da anni. Però Active Record è molto simile a Raw Data Gateway, quindi incapsula lo stesso meccanismo, attributo, campo, metodi, però la differenza è che nell'Active Record esiste la logica di business. Ovviamente è necessariamente legata al record, oppure nei finder. Esempio, la business logic dell'oggetto persona potrebbe avere un metodo find maggiorenni. Ora, questo metodo qui potrebbe essere in un raw data gateway? Potrebbe sì, no? Chi sì? No. Tutti no? Perché no? Però quello è un finder, quello cerca qualcosa. Ma è logica di business. È logica di business. Chi definisce che vuol dire essere maggiorenni? Ma lo so, è maggiore di 18 anni. Ma lo sai, fatto che lo sai. In Italia potrebbe essere un altro stato di business. Quindi questa logica dove sta? Abbiamo detto non deve essere roba da gateway. In un active record può esserci invece. Come funziona? Rappresenta come al solito un oggetto che mi consigliano di una tabella, ogni campo è rappresentato da un attributo. Attenzione, mappa i tipi di B e i tipi del linguaggio secondo i criteri del driver di accesso. Non c'è conversione sui tipi di dato. Quindi, ad esempio, non potrei rappresentare una data con un tipo date su DB, una data in stringa, se parto da un tipo date su DB. Perché Active Record non ha questo tipo di meccanismo, il pattern. Poi possiamo stravolgere come vogliamo, però per sapere da dove partire. Ok? La cosa interessante è che, e fondamentale, che lo contraddistingue, è che contiene tutta la business logic legata alla riga e anche sui finder. Caratteristiche tipiche. In genere un active record inizializza un oggetto o una lista di oggetti a partire da un SQL result row, cioè una struttura dati stupida, che non ha logica, viene utilizzata per riempire un set di oggetti che invece hanno logica. Quindi fondamentalmente stiamo leggendo lo stato dal reader, lo mettiamo nell'oggetto come stato, ma l'oggetto ha anche i metodi. Ok? Ha dei metodi statici per incapsulare le query più comuni. I metodi ritornano non una struttura stupida, quindi un dataset, stupido non significa che non serve, significa che non ha logica specifica, è un contenitore di dati fondamentalmente. Non un result set come il table data gateway, ma restituisce una lista di oggetti. Ovviamente gestisce update e insert e contiene la business logic relativa al singolo record, come abbiamo detto. Questo è un esempio di active record. Nonostante qui si chiami root data gateway, comunque è un active record, credici. Infatti il finder si chiama R, finder. Copia e incolla della slide, ecco. Persone, finder.get maggiorenni, la logica stavolta sta lì dentro. Detto questo, quando usarlo? Quando la business logic non è molto complessa, quando la semplicità è fondamentale, quando un domain object isomorfo al DB non è un problema, e quando non si prevede di avere una gerarchia di business object, quindi persona, manager, dipendente, quando non c'è questo tipo di mapping. Il vantaggio è molto diffuso,
semplice da usare.